La rete pullula di esperti che dicono che non bisogna credere alle cose che si trovano in rete. Dunque, non bisognerebbe credere nemmeno a loro. La società contemporanea si basa sull'enunciazione. Ogni fatto reale viene enunciato dai sacerdoti dell'enunciazione in un rito che distrugge qualsiasi contenuto di verità pur di salvare il rito. Questa è la società in cui è realizzato il sogno del PR. La realtà è una conferenza stampa. Tu sei sempre stato alla ricerca della verità. Hai fatto corsi, convention, meeting motivazionali. Tutti ce la possiamo fare. Guardate me, mi trascinavo sui binari della consuetudine. Vivevo coi miei, ascoltavo Zarrillo. Poi un giorno mi sono detto: è questo quello che vuoi? In che senso? Nel senso, è veramente questo quello che vuoi? È la stessa domanda di prima, hai solo aggiunto veramente. Le cose devono cambiare. Io mi sento che sto già cambiando. Ehi, sto parlando da solo, è già un passo avanti. È stato così che ho capito che ero pronto per salire su un palco, chiedervi $450 per dirvi: voi siete importanti. L'enunciazione basta a se stessa, il rito è atteso dai fedeli, che si tratti del numero dei morti di una pandemia, dei risultati di una giornata calcistica o dei numeri del lotto, è l'estrazione che conta, è l'enunciazione delle variabili consuete. Ehi tu! Sì, tu! Io? Vieni qua! Vieni! Tu non aver paura! Bravo, niente timidezza, tu sei un guerriero. Chi sei tu? Sono Jason, vengo da Loaio. Sì, ma voglio dire, sei un guerriero. Allora, cosa sei? Faccio l'autista. Un guerriero! Un applauso a Jason, che è timido e ha bisogno della nostra energia. Jason, la senti l'energia? Sento tipo una musica. Senti che energia, Jason. Io so che tu sei speciale, tu sei unico, ognuno di noi è unico. E sai perché lo so? Perché ti ho dato $450? Perché io so che tu non sei uno dei tanti, sei speciale. Sei venuto dall'Ohio, hai preso una decisione. Cosa ne pensate di Jason, amici? È speciale? Sì. Sì, sentili! Ma ogni volta che tornavi a casa scoprivi che era tutta un'allucinazione collettiva? Messaggio numero 1. Ciao Jason, sono Jeff. Dunque, mentre eri via, l'azienda ha provveduto a una ristrutturazione e niente, se vuoi liberare la tua scrivania, vieni martedì entro le 10. Mi raccomando, entro le 10, se no buttiamo via tutto, eh. Messaggio numero 2. Sono sempre Jeff. Scherzavo, abbiamo già buttato via tutto. Non passare, poveraccio. E ogni volta ti tornavano in mente i tuoi genitori. Tu non combinerai mai niente di buono nella vita. Ricordati che l'unica tua opzione è il fallimento. La tua mamma ci sarà sempre per te, se sarai messo male, male, male. Vieni dalla tua mamma e lei ti manderà a spacciare la droga. Qualcosa da fare si trova sempre, basta un po' di buona volontà. Ehi tu, Gai ha avuto dei problemi ultimamente. Lo sappiamo bene, te li abbiamo creati noi, da quando, secondo un malinteso senso della democrazia, anche gli ignoranti hanno diritto di governare. Allora, adesso è giunto il momento di farti sentire una perfetta nullità e attestare la nostra superiorità burocratica. Rivolgiti ai nostri uffici della sfiga e controlla se hai i certificati giusti per ottenere il tuo status di merda umana. Aderisci alla questua sindacale. Lo so, potrebbe sembrare un modo per protrarre l'agonia, ma in effetti
Lo è. Viene dato l'annuncio di un disegno di legge in cui la legge non c'è ancora, il disegno è confuso e alla fin fine resta solo l'annuncio. Questa società dell'enunciazione è stata in grado di partorire mostri del paradosso come l'opinionista, uno che fa credere alla gente che il semplice fatto di avere un'opinione, anche banale, su qualsiasi cosa, possa considerarsi un mestiere. Mostri come l'influencer, un individuo che ha abolito qualsiasi contenuto, che si tratti di capi di vestiario, di modi di essere o di mode di malessere. I contenuti sono superflui, l'unica cosa che conta è il rito dell'enunciazione, di una fascinazione senza fascino, della chirurgia inestetica di un discorso anestetico. Incredibile. Scusi, è libero qua. A meno che non sia occupato dall'uomo invisibile. Lei che numerino ga? Numerino? Per l'assegno dell'agonia ci vuole il numerino e ovviamente i requisiti. Di un po', ti paro uno che ga bisogno di elemosinare un mensile dalle tasse della gente? Non capisco. Non hai mai capito? Se tu potessi scegliere tra farti dire da uno meno capace di te qual è la tua mansione giornaliera e invece comprarti un attico tipo Fedez e guardare la merda dall'alto, cosa che sceglieresti? A me, per come sono fatto io, preferirei guardare la merda dall'alto. Sicuro? Sicuro come che la terra è piatta? Bene, tieni qua. Presentati a questo indirizzo domani mattina. Intanto, quanto ti serve? In che senso? Sì, quanto ti serve per uscire dalla merda all'istante? Ma basta dirlo così su due piedi. I skate bisogna sudarseli, ah! Ah, sì? Allora, leggi qua. Manager pubblico, dopo aver fatto fallire l'azienda pubblica, viene licenziato con una buona uscita di 6 milioni di euro. Ma chissà quanto ha studiato sto manager per riuscire a far fallire un'azienda così grossa. Tu cadi nell'errore dei normali fruitori di giletti. I soldi non è che c'è delle miniere che bisogna estrarli. I soldi sono già tutti lì, ci sono tutti quanti. Dentro la stanza dei skei. L'unica cosa che ti serve è una chiave per entrare in quella stanza e 5 minuti per arraffare quanto ti serve. Allora, quanto vuoi? $600 li devo brusegato. Poi c'è $150 per il corso d'inglese, $350 in nero al dentista di mia figlia. $3000 van bene? Quanto? Ecco qua. Madonna, che cazzo di cifra! Mi viene da piangere, mi viene! Devi scegliere un nome su questa lista. Uno a caso? Oh, è il secondo lì, Mbutu. Ma perché? A domani. Se prendiamo le più grosse società o corporation private della nazione, non ne troveremo una che non faccia la sua fortuna col sostegno economico e legislativo dell'apparato pubblico. Chiunque dia lavoro a un sufficiente numero di dipendenti per poter ricattare la politica, se naviga in cattive acque, non ha che da minacciare licenziamenti e magicamente sarà soccorso dai soldi delle tasse dei cittadini. Le grandi aziende mirano a perpetuare la propria esistenza anche se non funzionano, quindi non vogliono seguire le leggi di mercato. Il capitalismo non esiste nella realtà, come dice Chomsky, non reggerebbe 5 minuti. Qualunque capitalista mira a eludere le leggi di mercato. Le grandi corporation sono contrarie al libero mercato, vogliono governi forti che le aiutino imponendo le loro merci a paesi deboli, soccorrendole con le tasse dei cittadini. Tutti noi diciamo che c'è un comunismo ideale sulla carta, che è contraddetto dal comunismo reale, che è pieno di dittature e di soprusi gerarchici. Ma non diciamo mai che c'è un capitalismo ideale sulla carta, che è contraddetto dal capitalismo reale, che lotta contro le democrazie, contro la libertà, contro l'iniziativa individuale.
Allora, come va? Va fottutamente bene. Ho comprato anche il banjo, eh? Bene. E adesso cosa vorresti? Una scatola di scacchi, un maiale, un posto auto? Ma basta che lo dico così, a brutto muso. Così funzionano le cose. Se vuoi dei soldi, basta sapere quanto vuoi. Quanto ti hanno dato ieri? 3.000. Bravo! Tieni qua. E cosa ci devo fare con questa? Io a me le armi non è che mi... Dunque, tu hai scelto Mbutu. Bravo! Ti lascio con Mbutu. Ma io... No, vi prego! No! No, ho una moglie autoritaria! Mi faccio tutto quello che volete, dipingo lo steccato, anche $2 l'ora, va ma bene. Ma cosa significa? Lo sai benissimo cosa significa. Vuoi tenerti il banjo o vuoi fare la solita figura di merda? Hai scelto questo qua, lui perde, no, signore, tu vinci, supplico, funziona così. Vi indico i parcheggi liberi, vi cracco un account di Netflix. No, ma io non posso, ma se sapevo così... Ma se sapevi cosa... Lo sapevi già. In fondo vuoi quello che vogliono tutti? Ridere senza pensare? Commuoverti di fronte a generici sentimenti decorati con scenografie suggestive? Stupirti dell'ovvio? E ignorare quanti ne devi mettere al muro per godere il privilegio di una vita senza patemi? E sei sinceramente convinto quando dici a tutti che ti complichi la vita per comprarti delle cose che ti facilitino la vita? È sempre un po' emozionante la prima volta. Non sai mai se hai trovato quello giusto. Ti ricordi Manciù? Manciù. Si è sparato in testa. Che gaff! Domani voglio la Prius, quella con l'alimentazione bisessuale. Quanti nomi servono per una Prius? 5 nomi. L'attività sanguinolenta da retromacelleria viene lasciata fare al buio delle stanze dei servizi segreti o nelle camere di tortura di lontani paesi. È facile credere nella competizione quando si è il vincitore della competizione. Nella società dell'enunciazione aspettiamo i risultati di borsa della slot machine chiamata finanza, sperando di essere presenti alla prossima cascata di spiccioli. Intanto, molto lontano da qua, il padrone della slot machine prepara nuove enunciazioni per convincerci a commissionare ai nostri terzisti il lavoro sporco. Da qualunque pulpito, i preti del business non fanno che ripeterti che il comfort e la felicità sono la stessa cosa. Ma mentre la felicità è correre a piedi nudi sulla riva del mare, il comfort è camminare su un letamaio, ma con gli stivali.